ragazzi, allora, ultimamente, ebbene sì, anche questo video all'inizio completamente struccata, non vi spaventate. Comunque, anche, allora sì, negli ultimi giorni mi è capitato di leggere qualche commento in cui mi dicevate che vi mancano i Get Ready With Me, che volete che faccia più video di trucco, e quindi oggi ecco a voi un Get Ready With Me, un video di trucco, ma chiacchiericcio, quindi ci sono anche determinate cose di cui voglio parlare con voi. Quindi iniziamo subito, direi. Benissimo, ho dimenticato il primer. Devo prendere il primer. Ultimamente uso una accoppiata di due primer e parto con Professional di Benefit License to Blot. Questo stick è un salvavita perché ti opacizza la pelle istantaneamente e te la mantiene opaca nel corso della giornata. Quindi non vado a stenderlo su tutto il viso, ma lo stendo soltanto nelle zone che tendono a diventare lucide poi nel corso appunto della giornata. Quindi la classica zona T, è un pochino anche sulle guance, perché la parte delle guance vicino al naso è quella che tende ad essere sempre un pochino più lucida rispetto alle altre zone del viso. E poi vado con il primer vero e proprio. Questo è The Professional Matte Rescue ed è un gel opacizzante. Non so come mai la mia pelle, ma anche in inverno è molto molto grassa, quindi se voglio che il fondotinta mi duri durante il giorno e non voglio essere una specie di maschera di cera a fine giornata, devo fare così, cioè stendere prima lo stick e poi anche questo gel opacizzante, che poi è appunto super super fresco, quindi è un piacere da stendere. E questa tra l'altro era l'accoppiata che ho utilizzato il giorno del nostro matrimonio, il giorno del mio matrimonio, quindi so che tiene e so che non mi delude questa accoppiata. Poi, come potete notare, la mia abbronzatura se ne sta andando, però ce n'è ancora un pochino, quindi vado a trovare il colore giusto per me e mischio Warm Nude e Porcelain di Born This Way, cioè di Too Faced. Questo è il Born This Way. Sapete che amo questo fondotinta e poi è stato semplice trovare la tonalità adatta, perché del Born This Way le ho praticamente tutte veramente. Applichiamo decisamente, forse un pochino ancora troppo scuro, poi si vede sempre meglio nei video rispetto a quello che vedo io dal vivo, ma vedremo una volta applicato con me. Ieri ho messo soltanto il Warm Nude ed era decisamente troppo scuro, quindi così dovrebbe andare secondo me. Come al solito ne applico un po' anche sulle labbra per schiarirle, perché altrimenti qualsiasi rossetto andrò a metterci sarà troppo scuro. Non riesco ad ottenere un bel effetto nude, a meno che prima non vada ad azzerare il colore delle mie labbra. Poi, allora, una cosa che mi piace fare nell'ultimo periodo è o vado a mescolare il fondotinta con lo spray fissante già prima di applicarlo, quindi quando lo stendo sulla mano spruzzo un po' di spray fissante e poi prelevo e stendo, oppure vado semplicemente a spruzzare un po' dello spray quando ho ancora il fondotinta, cioè quando ho appena messo il fondotinta prima di mettere la cipria, e poi lo rispruzzeremo alla fine. Ma è una cosa che noto aiuta sia a fissare il fondotinta che ad ottenere un effetto più naturale. Questo di Too Faced è il Hangover 3 in 1 ed è super 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 profumato al cocco, quindi ci piace. A questo punto correttore vado ad usare il Dior Skin Forever Undercover. Questi sono proprio tutti i prodotti che io uso nell'ultimo periodo e che appunto sto testando. Alcuni forse già li avete visti all'opera nei miei video, altri decisamente no, perché oggi utilizzerò per la prima volta in un tutorial la nuova palette di Too Faced della collezione White Peach, che se non sbaglio non è nemmeno ancora uscita in Italia, dovrebbe uscire ad aprile, mi sa che mi hanno detto ad aprile. Questo correttore Dior è sempre troppo scuro per me, ma adesso che sono abbronzata lo vedo abbastanza giusto come colorazione. Mi piace perché è molto molto naturale. Ultimamente non so perché mi sono un po' fissata, e se prima andavo un po' più pesante con il trucco, con i correttori, magari esageravo anche un po' di più con i colori, nell'ultimo periodo mi piace fare trucchi un pochino più vedo non vedo, cioè nel senso vado comunque con marroni scuri sugli occhi eccetera, però mi piace una cosa un po' più su toni neutri, ecco, non esagero troppo né con le colorazioni né con i colori delle matite né con i fondotinta, ma
cioè è con la base, ma può essere una cosa passeggera. Ogni tanto io queste cose poi mi riescono i colori e tipo magari quest'estate vado in giro con il trucco arcobaleno, può pure essere. Poi passiamo alla cipria, questa è sempre lei, è di Make Up For Ever, della Ultra HD. Amo questa cipria, non ha eguali davvero, e non ho mai trovato una che sia all'altezza sua, quindi continueremo ad utilizzare questa ad oltranza nei miei video. Mi dispiace, ma una volta che trovi il tuo holy grail, cioè il tuo prodotto preferito per una categoria, poi non cambi e non torni più indietro. Decisamente mi sembra ancora un pochino troppo scura questa base, il fondotinta. Forse dovrei tornare ad usare solo parsley nel colore più chiaro. No, che tristezza. Probabilmente però dovrò rassegnarmi al fatto che non posso essere abbronzata in eterno. Passiamo alla terra. Io non so nemmeno più se dirvi quello che sto utilizzando, perché per alcuni prodotti secondo me già sapete, e ovviamente vado ad usare la Hoola di Benefit. Amo questa terra, non c'è niente da fare, è del colore perfetto, va bene sia se sono abbronzata sia se sono colore fantasmino mio solito, cioè si sfuma facilmente, è super naturale. Io adoro questa terra, ho la scorta a vita probabilmente di questa terra, il che mi rende molto felice, e quindi vado ad utilizzare questa. Non voglio nei tutorial, nei get ready with me eccetera, magari cambiare prodotti rispetto a quelli che uso di solito, fingendo di usare qualcosa che non uso di solito. Non so se capite quello che intendo, ma magari a volte mi piace testare prodotti eccetera, però mi piace anche farvi vedere onestamente quello che uso su di me, insomma, ogni mattina, ogni giorno. Poi blush, è da un po' che uso questo di Diego Della Palma, mi ci trovo bene perché va bene sia con i trucchi caldi che con i trucchi freddi, è un colore estremamente neutro, quindi è perfetto per un contouring naturale, che è quello che voglio io ultimamente. Questo è polvere compatta per guance, colore numero 80. Una cosa in realtà di cui volevo parlare in questo video, volevo menzionare così, perché non so se avete notato, ma nell'ultimo anno il mio canale è cresciuto moltissimo, ho molte più visualizzazioni, ho tantissime iscrizioni, ormai siamo quasi 600.000 e sto guardando il conteggio delle iscrizioni per vedere quando arriviamo a 600.000, perché cioè mi sembra ancora impossibile per me, già quando, mamma mia, mi ricordo quando sono arrivata a 1000 e non ci potevo credere, e poi sono arrivata a 6.000, a 60.000 e adesso a 600.000, e io continuo a non poterci credere, quindi spiegatemi come è possibile che siate così in tanti. Non riesco ad immaginarmi 600.000 persone, cioè vi rendete conto? Non ci posso credere, non so cosa ho di così speciale, ma vi ringrazio davvero immensamente, tantissimo, perché mi avete cambiato, rivoluzionato la vita, avete fatto sì che tutti i miei sogni si avverassero, quindi vi ringrazio davvero tanto. In questo momento sembro Heidi, però non volevo in realtà dire questo, volevo dire che il mio canale è cresciuto moltissimo, nel frattempo applichiamo il primer occhi, il mio canale è cresciuto moltissimo, così le visualizzazioni, così il numero di commenti, e purtroppo ogni tanto ti arrivano anche commenti che non sono tanto positivi, ma ovviamente con il canale che cresce crescono anche i hater e roba del genere, solo che ultimamente mi stanno arrivando dei messaggi talmente mirati, talmente che cercano di... anche messaggi privati che cercano di ferirmi, è una cosa incredibile, sta diventando davvero troppo, tant'è che ultimamente pensavo di, adesso non prendetela male, ma pensavo di prendermi magari una piccola pausa dai video, e piccola pausa non vuol dire tanto, una o due settimane, quindi non è una cosa grave anche se dovesse succedere, ma più che altro perché sento il bisogno di dovermi staccare da questa negatività, perché è una cosa che continua ad arrivare, e ripeto, pensavo di abituarmi dopo tanti anni, insomma tanti, sono 8 anni, saranno sì 8 anni che faccio video, e sì mi sono assolutamente abituata, però dopo un po', ripeto, comincia ad essere troppo, nel senso che non ce la fai più, vuoi staccare un attimino. Io non ho mai fatto un periodo senza fare video da quando ho iniziato. Adesso passiamo agli ombretti, vi voglio far vedere la Just Peachy Mattes, la sto usando da qualche giorno, la adoro, quindi
tipo nel vlog di ieri e nel video di l'altro ieri ho utilizzato questa per i trucchi, quindi vado a, inizio con il peach butter, vado a stenderlo su tutta la palpebra mobile e fissa. Quindi ecco, questo sostanzialmente volevo dire, sì, è molto più semplice accettare le critiche dopo un po' che comunque fai video, però quando le critiche non sono critiche ma sono insulti verso di me, verso Tomash, verso la mia famiglia, addirittura verso i miei gatti, comincia ad essere un pochino difficile da mandar giù, perché ripeto, non si tratta di critiche che possono aiutarti a crescere, insomma consigli, ma si tratta proprio di offese, insulti, cattiverie, quindi è un pochino difficile per me, vi dico la verità, quindi non ho ancora deciso, adesso vi prego non pensate che io sparisca da YouTube, assolutamente, lo sapete, non lo farei mai, eccetera, stavo solo considerando se magari potesse essere il caso di stare una settimana, due settimane senza fare video, ecco, tutto qua, però non so nemmeno se io sarei capace di stare così tanto tempo, perché alla fine è veramente tanto, una settimana è tanto, senza di voi, senza sentirvi, senza filmare, senza la videocamera, non so neanche io se sarei capace di farlo, però ecco, se mai dovessi sparire per una settimana, comunque non vi preoccupate, prima vi avviso, eccetera, però era giusto per dirvi quello che sta succedendo, raccontarvi un po' com'è. Poi continuiamo, vado a prelevare, lo sto creando al momento il trucco, vado a prelevare questo e questo colore, li mischio tutti e tre assieme, così ho fatto anche ieri e mi è piaciuto molto il risultato, e vado a stendere questo colore su tutta la piega, un po' da transition color e un po' da piega questo colore. Poi questo colore vado a stenderlo, visto che è un bel mix e ci piace, vado a stenderlo anche all'interno, anche sulla palpebra mobile. Avviciniamo un po' la videocamera così mi vedete meglio. Uso sempre lo stesso pennello, anche perché i colori sono molto simili. Sempre stesso mix vado ad applicare con il pencil brush anche sulle ciglia inferiori. Questa, vi confesso, sta diventando una delle mie palette preferite. Sembra che i colori li abbiano studiati per me. Amo, amo, amo questa palette. Ora vado a prendere questo marroncino più scuro che si chiama Peach Tart e vado ad applicarlo all'interno della piega senza salire troppo, e vado un po' all'interno della piega, un po' sulla palpebra mobile. Così lasciamo l'arancio un pochino più sopra, un pochino più sotto, ma allo stesso tempo andiamo a stendere un po' di marroncino un po' più freddo, altrimenti è un pochino troppo caldo questo colore sugli occhi, secondo me, che cosa ne dite voi? Quindi lo metto un po' sull'angolo esterno, un po' all'interno della piega e stessa cosa anche sotto sulle ciglia inferiori. Ora pennello da sfumatura pulito, vado a sfumare il tutto. Altra cosa volevo raccontarvi sono i viaggi. Prossimamente abbiamo un altro viaggio ad Amsterdam in programma, dopodiché ci sarà Los Angeles e poi Istanbul. Sono molto molto emozionata, soprattutto per, vabbè, Los Angeles è splendida, io la adoro, ma ci siamo stati tante volte, invece ad Istanbul non sono mai stata, quindi sono molto molto emozionata, molto curiosa di vederla questa città. Ora passiamo alla matita. Da quando ho tolto l'extension, vi dico la verità, ho iniziato ad utilizzare di nuovo la matita nera. Prima la usavo sempre solo marrone, ma perché le extension erano già talmente scure, talmente nere, che non volevo usare una matita troppo scura. Invece adesso che le mie ciglia sono tornate quelle, cioè, chiare e insulse e invisibili di sempre, vado a appunto a stendere la matita nera. Questa è di Urban Decay, la 24/7 Glide On Eye Pencil colore Perversion. E in tante mi chiedete se ho intenzione di rifare le extension alle ciglia. Vi dico con tutta sincerità che credo di sì. Magari per un periodo sto senza, o magari ci sto ancora pensando. Come vedete non ho le idee molto chiare. Voglio provare il Lash Lift,
perché so che in Italia si chiama in modo diverso, in America lo chiamano lash lift, adesso ditemi come si chiama in Italia, vi prego, perché non mi viene il nome, però ne ho sentito parlare molto molto bene. Non vengono applicate extension sulle ciglia, ma vengono soltanto arricciate le tue naturali, quindi si alzano. Si possono anche tingere, non so se mi interessa tingerle, perché insomma c'è sempre il mascara e, che posso utilizzare, però mi interessa proprio l'effetto di ciglia alzata, quindi arricciata, perché le mie sono estremamente estremamente piatte e devo sempre, cioè sono proprio dritte e devo sempre andare a curvarle con il piegaciglia. Quindi è molto probabile che proverò il lash lift e dopodiché, se non mi troverò bene, ritornerò all'extension, penso. Ma per il momento voglio lasciare un attimino riposare le mie ciglia, perché ripeto, erano 4 anni che facevo l'extension senza pausa alcuna, 3 anni e mezzo, 4 anni, che è davvero tanto. Solitamente si fa una pausa ogni anno, anno e mezzo, quindi ero veramente oltre il limite massimo. Ora con il pencil brush sto sfumando la matita, perché non mi piace lasciarla così. Ora assolutamente arnese delle torture, piegaciglia, e vado. Erano secoli che non usavo il piegaciglia, appunto da quando ho iniziato a fare l'extension, quindi cioè tipo 4 anni senza il piegaciglia. Poi mascara, vado ad usare, sto alternando il Bad Girl Bang di Benefit e il Better Than Sex di Too Faced. Ieri ho usato il Bad Girl Bang, oggi vado ad utilizzare il Better Than Sex. Come vi dicevo, ripeto, la cosa migliore sarebbe utilizzarli entrambi, però per questioni di tempo alla fine non lo faccio mai, quindi vado oggi a stendere il Better Than Sex. Prossimamente magari vi faccio vedere il risultato con il Bad Girl Bang. Altra cosa che volevo chiedervi, vorrei capire se vi interessano i video Get Ready With Me in cui provo tutto prodotti nuovi e vi do la mia opinione appunto sui prodotti che mi sono appena arrivati, perché è una tipologia di video che vedo fare ma non ci ho mai provato. E altra cosa, che è un'altra tipologia di video che vedo girare molto, sono i video di ragazze che provano a riprodurre i make-up di make-up artist e youtuber molto conosciute. Quindi fatemi sapere, io potrei riprodurre, non lo so, un tutorial di Nikki Tutorials, non lo so. Fatemi sapere se come idea vi sconfiffera, perché potrebbe essere divertente. Stessa cosa, mascara anche sulle ciglia inferiori. Quanto tempo era che non mi vedevate applicare il mascara sulle ciglia superiori? Cioè, secondo me sembra strano anche a voi, perché l'ho sempre applicato solo sotto. Ora sopracciglia vado ad usare il Cabrow di Benefit, questo è in colorazione numero 3. Non ho mai usato colorazioni così scure, ma ultimamente mi trovo bene così. Prima usavo la 2 e adesso appunto preferisco la 3. Vado ad usare semplicemente il pennellino angolato che è presente nella confezione e vado a delineare il mio sopracciglio. Inizio come al solito dal basso, anche se cerco di non andare troppo precisa a disegnare un sopracciglio troppo geometricamente perfetto, diciamo così, perché mi piace l'effetto un pochino più naturale. A questo punto vado a spruzzare di nuovo il mio... l'ho praticamente bevuto, lo sono spruzzata nella bocca, e vado a spruzzare di nuovo il mio Hangover 3 in 1, che non so mai i nomi dei prodotti, devo sempre leggerli, ma sono magari prodotti che uso ogni giorno, non ho idea di come si chiamino. E poi ci mancano soltanto le labbra. Vado a stendere il Vice Liquid Lipstick in Back Talk, sia nella versione stick che nella versione liquida. Il Back Talk è il mio preferito, ma siccome con questo trucco occhi potrebbe essere, un attimino troppo scuro, lo vedo un attimino troppo scuro e troppo viola, sopra vado a stendere il Glossip Milano colore numero 02, anche questo è un rossetto liquido opaco. Amo questa colorazione, mi chiedete talmente tante volte che rossetto indossi, è bellissimo, ed è sempre lui, molto spesso è anche il Back Talk, però questo è un pochino più riconoscibile secondo me, perché è un pochino più particolare come colore, invece questo è un nude e non so mai dirvi poi la colorazione. Glossip Milano numero 02, e vado a stenderlo
sopra a quello Urban Decay. Ok, ora devo solo aspettare che il colore si asciughi completamente, perché i rossetti liquidi sono sempre un pochino lucidi quando li applichi, dopodiché si asciugano. E direi che il nostro trucco è proprio completo, spero che vi sia piaciuto, io adesso sono pronta per uscire. Fatemi sapere anche che cosa ne pensate dei capelli, sono tanto tanto contenta del nuovo colore che è molto più naturale, e poi ho cambiato la riga, l'ho rimessa sulla sinistra, quindi vi mando un bacio grande 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 mia family, io vi voglio sempre tantissimo tantissimo bene, ve lo ripeto sempre ma per me è importante che voi lo sappiate. Un bacio grande e a domani con un nuovo video. Ciao!